Puerto Madryn es una potencialidad enorme, bestial, ¿eh? Porque es un territorio, o sea, vicinísimo a Venecia, inexplorado ancora, ¿no? No, cuando lo vede, cuando lo vede en aéreo, y lo compara con la città, con Venezia, è impressionante, no? Perché è un territorio più grande che tutta la città. Non so tre volte, Venezia. Tre volte Venezia, più grande. Sì, noi abbiamo pensato che ovviamente Porto Marghera è un territorio di una grande potenzialità urbana, no? Senza dubbio. Y es de una dimensión enorme, ¿no? Por tanto, siamo quasi sicuro de questo, la gestione, ¿no? Cómo debe gestirse, ¿no? Questo territorio debe ser una cuestión de Estado, non solo, diciamo, de un gobierno regionale, anche di meno, sì, o provinciale, o solo de la città di Venezia, ¿no? Ovviamente debe haber una, diciamo, una intervención del Estado que permita meter en actividad todo este territorio industrial dismesso. Esto es una parte, por lo tanto pensamos que este territorio ha bisogno de una infraestructura muy potente, sea el motor, la locomotora, que permita activar todo el territorio. Esto es una parte. Una otra parte, hemos sentido cómo la città de Venecia rifiuta la presenza delle grandi navi all'interno della sua città. Per esempio la stazione marittima passeggeri del Tronchetto, ovviamente pensiamo che potrebbe essere spostata dal suo luogo, perché veramente il passo delle grandi navi per la città non era consigliabile. Pertanto, ho trovato questo punto di connessione, diciamo, sì, eliminiamo di Venezia, della città, Tronchetto, e costruiamo la nuova stazione, il nuovo porto marittimo, porto, diciamo, turistico, non solo porto industriale, che già da una maniera più o meno sta in Porto Marghera, ma anche il porto marittimo e turistico, porto turistico con le grandi terminal dei passeggeri. Questo anche abbiamo visto come che non è una questione nuova, no? Perché già anche negli anni 60 ha avuto un concorso che ha vinto il gruppo di Giuseppe Samonà, Novissime, si chiamava questo progetto, che già parlava un po' di questa sala, di assumere la situazione di insularità della città di Venezia, eliminando anche il Tronchetto, perché il Tronchetto è un intervento fuori scala, no? Cioè, dell'azione con la scala più residenziale, non domestica, perché non si può dire domestica di Venezia, però più residenziale di tutta la città. La presenza del Tronchetto è qualcosa che realmente fa un po' di violenza, no? Dell'azione con il resto della città. Pertanto noi abbiamo pensato che questo potrebbe essere un tema di riflessione per il nostro workshop. Eliminare la stazione di Venezia, spostarla al territorio del Porto Marghera e vedere come la presenza nel territorio di Porto Marghera di questa stazione, di questo porto marittimo, che non c'è solo una stazione, sono almeno, cioè, il nostro workshop stiamo studiando solo una, perché per ragioni di tempo non possiamo fare tutto, però pensare che il porto, diciamo, turistico, no, delle grandi navi, spostarla a Porto Marghera. Y este es nuestro lavoro que estamos haciendo en el workshop. Questo noi stiamo lavorando, non tanto perché non avevo tanto il tempo di risolvere il collegamento della stazione marittima, perché stiamo lavorando sul progetto dell'edificio, no? Propriamente detto. Però ovviamente c'è un ragionamento intorno alla costruzione dell'edificio e la Darsena, l'anno della Darsena,
que permitirá el colegamiento vía tierra, a través del Ponte de la Libertad, vía tram o bus, eliminando las máquinas, o vía marítima, tramite traghetti que van a conectar adesso Porto Marghera con Venezia. E questo è molto importante perché è una maniera anche di controllare i flussi, no? Delle persone che arrivano a Venezia, no? Perché adesso è una cosa incredibile, no? Che non so, due ore, per esempio due ore arrivano 10.000 persone, no? E se produce un collasso della città, no? E un'altra parte io penso che è anche molto interessante arrivare alla distanza. Noi stiamo costruendo, l'edificio che stiamo costruendo, uno del terminal, lo stiamo costruendo in un bordo, il bordo de Porto Marghera, dove quando arriva la macchina, quando arriva la nave, arriva dalla nave alla stazione, ha una visione lontana della città di Venezia. Che penso che questo è interessante, questo approccio, no, approccio immediato, immediato dalla città, no? Già c'è una prima visione lontana e dopo già prende il traghetto e può arrivare direttamente. No, per me è stato molto interessante questo workshop perché io penso che ha messo sul tavolo di una forma più ovvia, più chiara, la necessità di fare questo spostamento, chiarissimo, no? Perché ovviamente Porto Marghera è un territorio di una grande potenzialità urbana e che deve capirsi o deve essere capito l'intersezione, diciamo, da modo di vedere non solo Venezia come città, ma anche una città, Venezia metropolitana. In questo senso, ovviamente Porto Marghera è diventato un territorio industriale dismesso, che è una grande possibilità. Abbiamo con questa situazione di crisi, dove ci sono tante città, tante infrastrutture dismesse a disposizione della città. Sono questo tipo di territorio che abbiamo questa necessità di reinventarsi una nuova forma di vita, diciamo. Porto Marghera è una possibilità fantastica di organizzare per tutto un territorio con criteri di sostenibilità, di efficienza energetica, di rispetto al medio ambiente. Penso che nel nostro caso, che abbiamo pensato già sul futuro di Porto Marghera, la possibilità di avere la stazione marittima come una locomotora capace di dare una grande attività che permettesse contaminare un po' tutto il territorio. Dopo questo, poco a poco, no? Man mano si deve ir facendo, perché ovviamente il territorio di Marghera è enorme e non deve essere solo un problema, penso, la gestione solo della città di Venezia, ma anche una questione di Stato, non sono sicuro, o della regione, della macro regione del nord-est dell'Italia. Questo penso che assolutamente, perché io penso che la propria natura di territorio e la dimensione non possono essere assumida solo per la città di Venezia. No?